Questo mio intervento tratterà, come indica il titolo, delle ricerche storico-artistiche di Bernard Berenson e di quella che dal 1900 diventerà sua moglie, Mary. Si incentrerà soprattutto sul laboratorio da cui scaturiranno quei testi che tutti noi conosciamo, intendo le cosiddette liste dei pittori del Rinascimento e anche altri testi incentrati sempre sullo stesso periodo del Rinascimento. L'intento è quello di mettere a fuoco le modalità della ricerca e della composizione del materiale propedeutico alla scrittura e, quando possibile, comprendere il ruolo o i diversi ruoli dei due attori della vicenda. Per fare ciò, volendomi occupare soprattutto di Mary, che appunto di Bernard parlerà più in particolare chi mi segue, quindi tornando a Mary, e volendomi occupare di lei come conoscitrice e la stessa, come organizzatrice del lavoro di entrambi e non ultimo, come rivelatrice attraverso la propria scrittura chiara, sapiente dei pensieri e delle intenzioni di Bernard, ne tracerò alcuni cenni biografici e culturali. Mary nacque come Mary Wethell Smith nel 1864 a Filadelfia, in Pennsylvania, in una famiglia di quaccheri. Dal padre, oratore della comunità religiosa, si vede ecco, perché come si aziona il pointer. E comunque, il padre è quel signore seduto. Devi trascinare questo. Benissimo, grazie. Allora, dal padre, oratore della comunità religiosa e discendente da una famiglia intellettualmente altolocata, Mary ereditò la passione per la poesia e la cultura. Si ricorda la celebre visita che, appunto, per iniziativa di Mary venne fatta a Walt Whitman, che era vicino. Infatti abbiamo un'edizione di Foglie d'erba annotatissima da lei giovane. Dalla madre, invece, Anna, che è questa signora nel mezzo, scusa, sono incapace a usare questo. Quindi, ma l'avete capito, è quella seduta, ereditò un cospicuo patrimonio proveniente dalla fabbrica di vetro della famiglia e insieme ereditò una profonda fede femminista. Ebbe un fratello, Logan, che è quella più giovane in piedi, che Mary stessa definisce letterato di famiglia e che condividerà con lei gli studi ad Harvard, dove entrambi, fra gli ultimi testimoni del trascendentalismo del New England, come dirà più tardi, unendo nel novero del gruppo anche Bernard, si appassioneranno al preraffaelitismo e vibreranno sentendo pronunciare il nome di Botticelli. Ad Harvard, Mary conosce anche l'avvocato irlandese Frank Costello, che qui non vedete, che sposerà nel 1885 e seguirà in Inghilterra, seguita a sua volta da tutta la propria famiglia. Qui nasceranno le loro due figlie, sono le due bambine con collettone che vedete. Rachel, detta Ray, che avrebbe poi sposato Oliver Strachey, fratello del più noto Lytton, e Catherine, detta Karin, che avrebbe invece sposato il fratello di Virginia Woolf, Adrian Stevens. Queste notazioni non per fare dell'aneddotica biografica, ma per tratteggiare i contorni di questo ambiente culturale di cui ci ha parlato anche Marco prima, di cui Mary e la famiglia fecero parte, condividendo le idee e il gusto comuni al circolo di Bloomsbury, insieme al fratello Logan,
poeta, e alla sorella Alice, e sono i due più giovani dietro, che sarebbe stata la prima moglie del filosofo Bertrand Russell. Proprio in questo ambiente, attraverso un'amica di nome Gertrude Eads Burton, Mary incontrerà nel 1888 Bernard Berenson. Giunto in Europa dopo la laurea ad Harvard e con l'intenzione di volgersi a una produzione letteraria. Nella biografia scritta da Mary, ma rimasta inedita, dedicata a Bernard, ella ricorderà con vivezza questo incontro, così come gli argomenti che animarono la loro conversazione, o per meglio dire, uscirono dalle labbra del giovane studioso, destando l'interesse dei presenti e di lei in particolare, e provocando quella che definisce letteralmente a chemical reaction, una reazione chimica. E gli argomenti quali erano? Poesia e scultura greca, poesia araba, la musica di Wagner e poi cenni di pittura europea, da Giotto a Velázquez, fino poi a Bonnat, in un percorso che è dato solo immaginare. Questi dunque furono gli argomenti toccati dal giovane studioso, fresco di passaggi a Parigi e Berlino, arrivato nell'87 in Europa. Argomenti di cui Mary, fino ad allora immersa nella politica attraverso il marito e nella filosofia del gruppo, si imbeve come a dry sponge. Assieme alle parole di Bernard, e il riaccendersi degli interessi giovanili degli anni passati a Harvard, dove erano sia Bernard che Mary, ma non si erano mai incontrati. La poesia di William Blake, le lezioni del filosofo William James, fratello del romanziere Henry, il ricordo di Botticelli, e così Mary conclude il paragrafo dicendo di sé e della madre, ve lo dirò in italiano come tutte le altre saranno tradotte. Alla fine ordinammo grandi fotografie dei dipinti di Giorgione e Botticelli. Il resto è più noto. Da lì a poco, alimentata da una corrispondenza fitta, nasce e si sviluppa per Mary sia la passione umana che quella studiosa. Seguono alcuni viaggi su itinerari artistici dove compaiono anche ora il marito Frank, ora le figlie e sempre Bernard. Ma nel 1891 Mary decide di abbandonare l'Inghilterra, di abbandonare Frank, di affidare le figlie alla madre e di seguire Bernard nei suoi percorsi. Dall'estate del 1891 hanno inizio i viaggi. Si sente? Hanno inizio i viaggi di Bernard e Mary in Italia e in Europa. A darne la testimonianza più diretta è la documentazione che si conserva ai tatti. E come vedete in questo collage, si compone di diari, di quaderni di appunti, di lettere, di immagini, fotografie. È un materiale prezioso che ci aiuta a sapere quali furono i loro itinerari geografici e anche mentali, e ci dice anche, ci fa meglio capire quale fu la cifra della loro connoisseurship. Non ultimo, tale documentazione ci aiuta a capire quale fu, nel dialogo durato molti anni, il ruolo di Bernard e quello di Mary nell'elaborazione del loro modello di storia dell'arte. La cronaca dei movimenti di Bernard dopo l'incontro, devo aver sbagliato, no. In Inghilterra, Furness, si è detto, rimane nella corrispondenza fra i due.
Si parla dell'apprezzamento di Bernard per Walter Pater, precoce per un americano, dei suoi soggiorni a Berlino, Parigi, Oxford, dell'incontro importante con il ricchissimo collezionista italo-portoghese Enrico Costa, che Bernard definisce one of the most gifted of men, un altro, e che poi diventerà compagno di viaggio di entrambi, un altro discepolo di Morelli, chiosa Mary, indicando en passant un nome che ricorrerà poi molto spesso, come si è visto, quale faro di quella loro nuova disciplina e al quale si uniranno quello di altri amici e sodali. Ne abbiamo fatto alcuni nomi, a cui appunto Costa, Frizzoni, Cagnola. Ricostruendo a posteriori le vicende di allora, i viaggi solo narrati per lettera da Bernard, Mary ricorda come egli, traduco, nel desiderio di condividere i suoi interessi, mi descriveva nel dettaglio tutte le pitture italiane che vedeva, specialmente quelle che presentavano problemi di attribuzione, giacché a quel tempo, con l'esempio di Morelli davanti, il problema di attribuire i dipinti ai vari autori era di primissimo piano. Commentando quelle scoperte e quei ricordi nella biografia, Mary conclude: "The new connoisseurship was in its infancy." Ci fermiamo un momento qui nella vicenda e ci soffermiamo necessariamente su due termini, connoisseurship e Morelli, termini che per Bernard e Mary allora, in quegli anni, vanno insieme e anche negli altri sodali di cui si è parlato e che si trovano ricordati nella loro cerchia. E è qualcosa, sono concetti che tutti voi conoscete, ma giova un po' ricordarli. La nuova connoisseurship di cui parla Mary è un metodo nello studio della storia dell'arte che appunto si discosta ormai dagli insegnamenti di Ruskin e Pater, amati in gioventù, li supera e arriva a Morelli attraverso quel percorso virtuoso che, in cui indicano che fu solcato, già comincia a essere solcato da Burckhardt con il suo Cicerone e da Crowe e Cavalcaselli. Una disciplina, quella nuova connoisseurship, che si avvantaggia dell'uso della fotografia per fissare la memoria delle opere, dove Cavalcaselli schizzava direttamente l'effigie e i tratti, insomma, le pitture a penna. E una disciplina che riceve un impulso notevole dalla possibilità di spostamento più veloce consentito dai nuovi mezzi, appunto, di locomozione. Se nei primi diari di Mary, e intendiamo più o meno quelli compresi fra il 1891, il primo e il 1900, il treno è il mezzo di trasporto più usato, in quelli posteriori il verbo to motor o motored o l'espressione by car, by motor, ne prende assolutamente il posto. E poi la fotografia. Mezzo prezioso, indispensabile per preservare un ricordo preciso delle opere e poi per uno studio più lento fatto di confronti. La raccolta di fotografie, qui è una vecchia immagine che chi conosce i tatti da un po' si ricorda della fototeca, comunque la raccolta di fotografie, riproduzioni, è un'attività che per i due sarebbe divenuta quasi un'ossessione. Infinite sono nelle carte, d'archivio le richieste a musei, collezionisti, mercanti. A queste si accompagnano le campagne fotografiche finanziate, ricordiamo altri storici dell'arte che si erano consorziati, come un nome tra tutti appunto quello di Pietro Toesca, e poi gli acquisti
sul posto, dove possibili, testimonianti da ricevute molteplici. Queste sono una scelta di, appunto, di ricevute o di lettere in cui si chiedono o si accompagnano fotografie, e il caso ha voluto che questa con il marchio del Museo del Bargello, appunto, sia firmata proprio da Giacomo De Nicola. Le immagini dell'archivio fotografico di Berenson fungono anche da sede e supporto fisico per commenti e attribuzioni, serbando spesso traccia del dialogo fra i due. Vedete che qui c'è in alto la scritta di Mary, poi Bernard gli risponde e poi lei chiosa, ecco, della, appunto, dell'Annunciazione in Santa Lucia al Prato. Le innumerevoli fonti che si conservano ai tatti ci indicano come tutti questi elementi, attinti dal verbo di Morelli, siano vivi e presenti nella coscienza e nella conoscenza dei due protagonisti di questa storia all'inizio della loro vicenda umana e artistica. Se ne trovano prove nelle lettere, nei diari, nei quadernetti di appunti. Nel primo periodo, da quel 1888 dell'incontro in Inghilterra al 1891, l'insegnamento di Morelli passa da Bernard a Mary attraverso le lettere, con la descrizione delle scoperte fatte e con l'assidua presenza di letture consigliate per integrare lo studio, per appunto approfondire. Dall'indicazione morelliana di prestare l'attenzione ai particolari più riposti nella rappresentazione pittorica, dove lo stile individuale dell'artista prevaleva sull'occasionalità, fornendo indizi certi sulla mano del creatore dell'opera, le marche, come sappiamo, derivano gli schizzi di Bernard sulle pagine dedicate alle pitture di Brera in quel primo diario, Un orecchio, ma di questo vi parlerà Davide che segue, e poi appunto altre mani e scritte e orecchi apposti direttamente alle pagine del catalogo morelliano delle Gallerie Borghese Doria Pamphili a Roma, come fa vedere questa e l'immagine precedente scattate al testo di Bernard che si conserva ancora ai tatti. Un riflesso di questa pratica lo si troverà anche nelle pagine vergate da Mary, forse con mano migliore, nei quaderni di appunti, dove gli schizzi dei particolari si alternano alle riproduzioni grafiche delle opere sul posto, alla maniera di Cavalcaselli, quando appunto le fotografie non c'erano ad aiutare. Nel testo del diario, come in quello dei diari successivi di Mary, almeno fino al 1900, si susseguono le notazioni di scoperta. Un centinaio di occorrenze, se si cerca la parola discover, per lui ma anche per lei, scoperte dell'uno e dell'altro, come appunto in altri, in vari casi. E spesso questi esempi o questi punti sono sottolineati da esclamativi, a dare corpo a quell'entusiasmo che la giovane Mary, neofita della teoria, prova, e di cui parlerà in maniera vivida nel, appunto, ancora nella biografia, dicendo, traduco ancora, come fu entusiasmante in quei giorni per noi sussurrarci un nome nuovo per qualcosa di già dato, di vecchio. Mi riesce difficile comprenderlo ora, che stimo in più importante più la cosa in sé che non il nome. Ci chiedevamo se Adamo avesse provato
solo la metà del divertimento nel dare nome agli animali di quello che provavamo noi a dare un nome nuovo a quella pittura antica. Ma andiamo ora alla fine di quel diario, all'autunno del 1893 e quindi all'anno subito successivo. Il 1894, scusate che devo aver saltato una diapositiva. Non sono quelle che... Il 1894 scusate, torno indietro e riprendo quello che ho perso. È nel 1891, appunto, che Mary, come abbiamo detto, abbandonata l'Inghilterra, il marito, le figlie, parte con Bernard. La cronaca di questi giorni e fino all'autunno del 1893 è conservata in quel primo volume della serie dei diari che Bernard inizia nel 1888 e di cui poi Mary si impossessa. Ve ne mostro un prospetto messomi a disposizione da uno studioso e trascrittore delle nostre fonti, il professor Gorman. La sequenza bene rappresenta la miriade di spostamenti e le infinite tappe del cammino dei due sulle tracce dell'arte europea. Sono pagine e pagine, il testo è stato digitalizzato e ora è disponibile online, in cui Mary annota le visite alle chiese, alle gallerie, ai tabernacoli, secondo i modi di una mappatura capillare e accuratissima. Ecco, questo è un Mirador Viewer che... Vado con questo, sarà no, meglio. No, vediamo. Sarà meglio. Scusi un attimo. Sì. Che non lo vediamo. No. Non si vede qua, si vede qua però. Stranissimo. Allora. Problemi tecnici. No, questa è una cosa stranissima. Ma forse lo troveranno, se vogliono. Scusate. Non ve lo fa vedere. Ora vedi perfettamente. Insomma, a quell'indirizzo lì ci sono, vedete tutta la scansione del diario, lo potete seguire. Noi andiamo alla pagina dopo. Sì, vado direttamente qui. Ok, allora, annota le visite. Elementi ulteriori di grande interesse che indicano quanto già accennato sono il ricordo delle fotografie portate di fronte alle opere nelle gallerie, ma anche fuori per fare confronti, e poi i libri, le guide Baedeker, Murray, con il commento sulla maggiore o minore affidabilità dell'una o dell'altra per un luogo o l'altro, e poi sempre Morelli. A Roma la Borghese, come si è già visto, ma anche Berlino, dove un frustratissimo Bernard scrive a Mary che neppure Morelli quella volta gli è d'aiuto. E quindi ritorniamo appunto al Discovered e alla gioia di trovare i nomi nuovi. Il 1894 è un anno cruciale per il cammino di Bernard e Mary, è l'anno in cui vengono pubblicati i Venetian Paintings of the Renaissance Painters e la guida dei dipinti italiani ad Hampton Court. Sebbene le fonti indichino che il lavoro su entrambi i testi fu un lavoro comune e condiviso, ragioni sociali e diplomatiche fecero sì che il primo portasse la sola firma di Bernard e l'altro di Mary. A questo ho dedicato in passato un articolo proprio sulla guida
dei dipinti italiani Hampton Court che Mattia a cui ha fatto riferimento ieri. I due testi erano comunque il frutto maturo della loro connoisseurship, tanto che Mary, sempre nel 1894 e poi l'anno successivo, pubblicò tre articoli dedicati alla teorizzazione di quel New Criticism. Il primo è The New and Old Criticism, che uscì su The 19th Century, poi la review di Lorenzo Lotto di Bernard, apparso sulla Gazette des Beaux-Arts, e infine New Criticism, uscito nell'agosto del 95 su Atlantic Monthly. Un New Criticism come nuovo metodo di fare storia dell'arte che si rivelava nella sua interezza e complessità nella prima biografia berenzoniana dedicata a Lorenzo Lotto, uscita appunto nel 1895. Il verbo di Morelli ancora è vivo e fecondo, e così la necessità di viaggiare e confrontarsi direttamente con la pittura, e così pure è viva la fede nell'accrescimento delle collezioni fotografiche. Ma leggendo gli articoli di Mary e andando a rebur nei diari, notiamo che ci sono altri elementi che danno sostanza a questo metodo. Per primo, la lettura del contesto culturale dell'opera d'arte e del suo autore. Nella pagina giornaliera, o nello spazio dedicato al giorno, dopo l'indicazione dei monumenti visitati, degli amici che compongono la compagnia, compare quasi sempre anche il titolo dei libri consultati insieme a libri di lettura, e si riconoscono facilmente i primi essere fonti e approfondimenti dell'argomento per l'attinenza con il luogo e con le opere che essi stanno visitando. Nel testo del diario, non voglio rifare come prima e quindi cercherò, come declinazione ultima dello studio del contesto, c'è anche un altro elemento che ai due deriva dalle lezioni di William James ad Harvard, terza fotografia di Alice Boughton, che è la comprensione psicologica dell'artista e della sua opera. Nelle parole di Mary, The Psychological Reconstruction of the Artistic Personality of the Painter. Un principio che Bernard Berenson applica appieno nella biografia dedicata a Lorenzo Lotto e, come sottolinea Mary nella recensione al volume, e questo è anche un altro passo che lei appone, secondo me, aiuta a chiarire proprio il grado di approfondimento che loro trovano necessario per arrivare alla definizione del personaggio. Anche altrove si trova il raggiungimento di quella sintesi, di quel traguardo agognato, ed è il caso del lavoro dei due studiosi, a questo punto lo possiamo dire, sui dipinti italiani Hampton Court, in particolare sul Correggio. E lei scrive: abbiamo trascorso la mattinata guardando i dipinti e prendendo appunti. Nel pomeriggio, poi, abbiamo iniziato a scrivere il nostro Correggio per Hampton Court e ne abbiamo discusso con toni atroci. Tuttavia, dopo un vermouth, eravamo già in uno stato d'animo migliore ed è successo come per magia. Bernard ha scoperto Correggio, cioè arriva a enucleare il suo Correggio. Come si è visto e come potremmo ancora vedere spesso, le due voci di Bernard e Mary si confondono, talora si alternano, parlano in coro per portare ai risultati che conosciamo. Vado a finire cercando di enucleare la voce di Mary laddove si fa più chiara e a cercare di capire in cosa sia consistito il suo specifico contributo.
la grande donna dietro il grande uomo, boh, forse appunto si è detto di queste grandi donne celate, no? Dietro i grandi uomini. Certo che spesso nelle parole scritte alla madre o alla sorella, Mary insiste sui propri sforzi nel costringere Bernard a dar corpo a quelle grandi intuizioni di cui non fa economia nelle conversazioni e di spingerlo a passare ore alla scrivania a mettere nero su bianco quello di cui hanno ragionato a lungo e di cui lei ha preso appunti. E da quegli appunti, dai diari come dai taccuini, traspare il lavoro di Mary. Vediamo i taccuini. Dopo i pochi quadernetti scritti da Bibi e intitolati all'Italia del Nord, specialmente al territorio delle Alpi, a Milano per Brera e il Pol di Pezzoli, il resto è tutto scritto da Mary. Sono da taccuini dedicati ai luoghi, come nel caso di Siena. Queste sono appunto due pagine, o anche le Marche, o rubriche che hanno già un andamento alfabetico come questo, e come questa grande, che è relativa proprio a questi anni degli inizi e riporta date dal 1890 al 1898. Scorrendo le pagine si notano appunto le marche morelliane, gli schizzi di opere, talvolta la presenza di più date, come nel taccuino di Siena, dove Mary annota addirittura gli amici e i compagni di visita, volta per volta. E appunto, sentendo Gabriele prima, mi chiedevo se, perché qui c'è scritto, insomma, ci sono vari nomi, di confrontare quelli che sono i risultati della Olcott con quelli datati qui anche da Mary, potrebbe essere interessante. Un lavoro puntuale, minuto, da conoscitore, secondo un modello che era già stato tratteggiato da Lady Eastlake, dove il conoscitore, appunto, è colui che fa confronti su larga scala con precisione e minuzia. E si ricordi che i due, Bernard e Mary, ancora in Inghilterra, avevano fatto visita a Lady Eastlake, che alla fine aveva riconosciuto in Mary appunto un ideale erede. Ma nei taccuini si trovano anche intere sezioni biffate, a indicare che il contenuto non è più valido o è stato riversato altrove. Ed è qui che secondo me si comincia chiaramente a intravedere il disegno e lo schema delle liste. Dai notebook alle notes, anche linguisticamente il passo è brevissimo. E notes, note, appunti, sono nelle carte Berenson, nel Bernard e Mary Berenson Papers, insomma nella collezione archivistica, quelle piccole liste, appunto, le vedete qui appoggiate sopra il notebook, ordinate per autore o per luogo, e qui si vedono meglio lo stato in cui si trovano ora, in cui gli appunti vengono riversati. Non stupisce dunque che siano quasi tutte nella grafia di Mary e che rechino spesso la data del rilevamento o anche più di una data, come negli appunti, per confermare o per cambiare una collocazione o un'attribuzione. Le notes sono le tessere, frutto ultimo dello studio prolungato, dei confronti serrati, che si compongono in quel gran complesso organizzato che sono le liste o indici berenzoniani. È infatti certamente di Mary la vocazione sistematica che rende possibile la creazione di questi grandi elenchi che sono i corpus dei singoli artisti. Di Mary che paragona il lavoro del conoscitore a quello dell'entomologo o del botanico,
per insistere sulla meticolosità, ma anche per alludere alla incontrovertibilità di quella disciplina che viene equiparata a una scienza. Grazie.